Per i suoi concittadini, di Misano, di Gera d'Alba. La paura sicuramente è legata anche alla tipologia di questa immigrazione, perché noi in Bergamasca abbiamo superato da poco le 2000 presenze e la maggior parte sono giovani, adulti. In tutta la provincia di Bergamo. Sì, sì, tutta la provincia di Bergamo. Ci sono pochissime donne e di bambini probabilmente neanche uno. Ma non ci sono siriani, perché non ho visto l'ombra di un siriato, perché ovviamente sappiamo che non sbarcano i siriani ma passano da un'altra parte. I siriani si passano da un'altra parte. Però quindi lì ci sono eritrei, somali, gente che comunque fugge da guerra. La cosa che mi dà fastidio è che lo Stato ha abbandonato i comuni da nord a sud negli ultimi 10 anni per quanto riguarda l'integrazione di cittadini stranieri regolarmente residenti in questo paese. Dove che vuol dire abbandonato? Ha tagliato dei sussidi? Lo Stato si riempie la bocca della parola integrazione, adesso dice che dobbiamo integrare. E poi è tutto nelle mani dei sindaci. Ma non dei sindaci, delle parrocchie, del volontariato, ma di soldi non ce n'è. Quindi noi cerchiamo di aiutare i nostri cittadini stranieri regolarmente e fanno fatica, e già non ce la fate. Sono rimasti senza lavoro, facciamo dei progetti per i bambini per cercare di integrarli e queste cose sono quelle che si riescono a fare con piccoli numeri e quando arrivano un po' per volta.